ce la posso fare adesso. Sto vino era... Mamma mia, acido proprio, ma che cos'era? Che ci siamo bevuti? Lo so. Squid sani. Ragazzi, topi! Ma porca miseria! Ma pensavo che era un gatto. Ti manderesti. Allora mi sono spaventato. Potrebbe esserlo. Però sembra un animale, va trattato con i guanti. Oh, ragazzi. Non dovevo proprio esagerare stavolta. Questo capodanno è stato veramente l'inferno. Mamma mia. Vabbè, comunque qualcosa bisognerà fare, quindi... Fanno male pure le ossa. Invece è che non sistemiamo di là, che... Ma che ci abbiamo un po' di tempo libero. Dove? Cioè tu il 2 gennaio devo mettere a sistema, che facciamo? Le pulizie di inizio anno, che? Sporcizia vecchia, anno nuovo. Sosseria vecchia. Ah, è bello sto tavolo più grande, ci si può proprio apparecchiare. Eppure io... Oggi, in trasmissione, che facciamo? E che ne so, quando poi facciamo la trasmissione, facciamo. Ci pensiamo. Come sempre, che pensiamo in anticipo le cose. Non lo so, però quando mai abbiamo mi chiedevo se ci aveva un senso fare la trasmissione oggi. Su cosa? Qualche idea ci verrà. Scusa, ma se facessimo tutta una puntata in cui sveliamo i scheletri nell'armadio nostri, sasso nella scarpa, scheletro nell'armadio. Vabbè, ragazzi, lì no, dai. Nostri. Non è una buona idea. Perché? Perché tu che scegli? Io qualsiasi cosa scelgo non va. Perché io purtroppo c'è una cosa che mi porto dietro che non posso raccontarla. A voi, figuriamoci. No, dai, adesso ce la devi raccontare. A quei centinaia e migliaia. Adesso c'è incuriosito, te lo salvo, dai. Dai. È il momento dello scheletro nell'armadio di Salvatore Costa. Dai. A parte ce n'ho uno vero, non so chi è sto Cristiano, ce l'ho lì da quando ero piccolo. Mio padre me l'ha messo lì. Poi, comunque. Non voglio sapere di chi si trattasse, comunque, vabbè. Ha a che fare con la politica, ha detto. Un gioco, lasciamo. E poi c'è quest'altro scheletro, ragazzi, che io non mi vergogno tanto, però. Dillo, dai, su, stiamo tra di noi. Potrebbe cambiare le sorti della nostra amicizia di questo paese, anche. Addirittura. Gli Stati Uniti sarebbero cambiati. Certo, l'economia sconvolta più di quanto c'è. Vabbè, ragazzi, ve lo dico, però. Dai. Io ho inventato il trenino delle feste. Che trenino? Il trenino. Quando parte la samba, cioè, quel trenino lì l'ho inventato. La musica? No, proprio il trenino. Cioè tutto quanto? Tutto quello che riguarda il trenino. Scusa, come fai a averlo inventato tu, scusa? Quando, innanzitutto? Allora, io quando ero piccolo, siccome sono stato un bambino prodigio, ho iniziato a parlare tipo a 6 anni. La fine dei Magnolia ha fatto. E praticamente... Scrivendo, sai, i bambini a 6 anni, sai cosa scrivono? Le prime cose fondamentali, tipo peppe. Vero. Mentre facevo l'alfabeto, A, E, I, O, U, Y. Ma è possibile, e le canticchiavo tutto il giorno. Poi siamo andati a questa festa di Capodanno, ero piccolo, non mi posso scordare. C'era Smaila che suonava. Smaila. A questa festa. Umbertone. A un certo punto è partita sta samba. Io non so, mi ha preso sta cosa, ho cominciato a ballicchiare nella sala, no? A camminare, stavo andando in bagno e tutta la gente mi si attaccava dietro. E io correvo, cercavo di lasciarlo indietro, ma questi tipo, tutta una fila, io... Ma davvero? Ma davvero? Cioè, inventato trenino, tu Ma tutta la canzone, tutto il testo. Però, cioè, anche la variante, quella la faccia. Quello quando siamo andati allo stadio, un po' l'ho inserito. Poi il fatto di Charlie Brown, che a me piaceva, amico mio Charlie Brown. Poi il fatto che eravamo tre fratelli, Trio Maravilla. Facevamo cose davvero questa cosa. Strane. E ti vergogni? Non c'è niente di cui vergognarsi. Forse si vergogna perché non l'hai registrato e allora hai perso su Smaila, ti ha fregato la cosa e fa il trenino. A un certo punto ha detto basta, me se n'è andato, mi sono messo a suonare io. Però dico la cosa l'ho registrata. Come l'hai registrata? Dove c'è un conto
alle Cayman. Dove sei ricchissimo, sei ricchissimo. Sì, però non li posso toccare fino a quando non compio 18 anni. Ma che stai dicendo? Perché non hai 18 anni ancora? Secondo il calendario siciliano, che è un anno ogni 6 anni, perché tu devi calcolare, cioè tu c'è l'ascendente, però devi calcolare l'anno in cui sei nato prima. Quindi cioè, per mettere dopo... tu 18 anni quando era 75 anni? Quando... più o meno. Vabbè, come se ci fossero. Se sa manco se arriverà alla fine del mondo, ci sarà prima probabilmente, quindi... Vabbè, tu tirati su. L'importante è giusto. Se arrivi alla vecchiaia, ciao ragazzi. Facciamo il trenino per festeggiare. Beh. Ah, comunque è una cosa fighissima. Ah, è bello aver fatto, non devi vergognarsi. Tutte le persone nel mondo quando fanno festa diventano dei deficienti a causa tua. Questo è, si mettono la cravatta in testa e vanno in giro facendo... Cioè, io non volevo sta cosa, io stavo andando in bagno e questi mi si sono attaccati dietro. A quel punto che fai? Ma parla piano, mi stai venendo la mal di testa. Vabbè, abbiamo capito. Questo è lo scheletro in armadio. A parte quello ero... A parte quello non vogliamo. Che non so se vale. Non... E tu Pierpaolo? Ce l'hai uno? Una volta ho fatto una cosa tremenda, raga. Tipo? Questo non si può proprio raccontare, è gravissimo. Ti aveva ucciso. Dai, ha ammazzato qualcuno, una strage. Peggio, perché lì... sai... Peggio, gli ho ammazzato.